Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Siamo arrivati al numero 38 e vi ricordo come sempre, lo so, dico la stessa cosa, che se vi siete persi tutti gli altri, giù nell'info box trovate la playlist di tutti i miei What I Eat in a Day. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi parto da una colazione molto semplice in realtà. È semplicemente una ciotola di yogurt al limone con dentro frutta, tipo fragole, banane, quello che volete, quello che trovate, e frutta secca, tipo mandorle, bacche di goji, semi di zucca, quello che vi piace, perché ho bisogno di molta carica stamattina, quindi questo yogurt bowl è molto molto utile per affrontare la giornata. Mentre per quanto riguarda il pranzo, taglio semplicemente dei pomodorini a pezzetti, metto in una padella un po' di olio, aglio, peperoncino e inizio a tagliare il pesce. Questa non è la mia mano ovviamente, ma il mio ragazzo che mi dà una mano a tagliare le seppioline e il pesce spada, e con questi due faccio un sughetto molto delicato, molto buono, ve lo consiglio, provatelo. Quindi metto il pesce spada e le seppioline nell'olio con l'aglio, dopodiché verso anche i pomodorini che ho tagliato a pezzetti, li metto dopo perché li voglio un po' più crudo. Metto anche del basilico e poi ci metto un cuore di brodo, questo è della Knorr per appunto i piatti a base di pesce. Lo diluisco con un po' di acqua bollente oppure, se volete, anche con un po' di acqua di cottura della pasta. Io ho deciso di cuocere delle tagliatelle all'uovo e queste sono della Divella. Quindi le faccio cuocere e quando sono cotte le vado a spadellare insieme al sughetto, e questo è il mio pranzetto di oggi. Devo dire che il cuore di brodo fa davvero la differenza, quindi se fate dei piatti a base di pesce provatelo perché è davvero ottimo. Mentre per quanto riguarda il mio snack, ho deciso di prepararmi un bel tè caldo alla vaniglia e accompagnarlo semplicemente con dei biscotti. In questo caso io mangerò gli abbracci, quelli della Mulino Bianco, li adoro davvero, sono buonissimi. E poi questo tè alla vaniglia che io acquisto alla Lidl è davvero molto buono, ci sono vari gusti, c'è al limone, all'arancia, costano poco e sono davvero buoni. Mentre per quanto riguarda la cena, ho provato a fare un piatto unico, sto cercando, diciamo, di mangiare in questo modo ultimamente. Ho fatto delle patate al forno e ho cotto le cime di rapa all'interno di una padella con olio, aglio e peperoncino. Non le ho fatte lessare, le ho cotte direttamente nella padella perché con il vapore si sono cotte da sole. Poi in un'altra pentolina invece ho messo sempre un po' di aglio, olio e peperoncino e ci ho messo anche dei pomodorini, del sedano e infine dei fagioli già lessati con un po' di acqua. Li ho fatti cuocere circa una mezz'oretta e ho preparato il mio piatto. In questo caso la porzione di verdure deve essere molto di più rispetto ai carboidrati e alle proteine. Ho visto proprio dei piatti unici che si facevano in questo modo. In questo caso appunto ci sono le mie cime di rapa, che sono le verdure, le patate, che sono i carboidrati, e poi le proteine, che sono i fagioli che ho cotto. In questo caso io ho aggiunto anche due crostini, che in realtà non andrebbero messi perché ci sono già le patate, però per accompagnare i fagioli sono davvero ottimi. Quindi questa era la mia cena, spero tanto che questo video, come al solito, vi sia piaciuto, lasciatemi un like, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!